5.000 anni, pensa, rimirandosi nelle ragne che incombono da un lato, le scogliere a strapiombo dall'altro. Nel mezzo, due pompe di benzina solitarie, la toilette, il baretto, nient'altro. Riaggancia la pistola, chiude il serbatoio, conta i soldi. Entra nel bar. Dietro alle casse c'è un nanetto che legge le cronache sportive e sbocconcella un tosto, coprendo di briciole la tuta da benzinaio. Beh, questo racconto, sì, cambia il discorso. Questo racconto, avevi mangiato pesante? Come nasce? Ero finito in un autogrill di una tristezza primordiale sulla scogliera ligure. Adesso fortuna, dopo 5.000 anni, può capitare a uno che si vanta così tanto come l'immortale, non più immortale, dopo questo racconto. Per cui ho scritto un racconto di 100. Il 101esimo l'ho mandato a una rivista di fumetti con pagina dedicata ai lavori dei lettori nel 90. Pubblicata subito. Cosa pensi? Ok, è fatta. A questo punto divento scrittore. Ecco, non andò esattamente così. Perché sai, gli anni 90 ognuno li passa come vuole, no? 10 lunghi anni, si possono passare in tante maniere differenti. C'è un modo particolarmente insano, quello che ho vissuto io in quei 10 anni, ovvero mandare i miei racconti ai premi letterari, sperando di vincerne uno, di conoscere gente, entrare in un ambiente. E ho perso 80 concorsi letterari su 80. Arrivo in anticipo all'appuntamento. Aspetto Bianca fuori dall'osteria dell'Orsa e penso che sono 20 anni. 20 anni che non ci vediamo. Incredibile, 20 anni. Ci riconosceremo, avremo ancora qualcosa da dirci. Assumo una postura di distaccata attesa, la schiena diretta, le mani in tasca. Poi studio una seconda posizione, mollemente appoggiato alla porta dell'osteria. Alla fine opto per la posa intellettuale. Leggo per finta le locandine teatrali affisse fuori dall'Orsa. Al libro mi sono fatta l'idea di Gianluca Morozzi, uno scrittore generoso che non sa dire di no. E quindi appunto ti invitano alla sagra del castrato e magari ti chiedono di presentare per l'occasione un racconto che parla del castrato. Certo. E quindi tu vai, certo, e vai. Presenti anche il racconto, magari ne prendi uno che hai già scritto, ci infili in qualche maniera in mezzo il castrato e hai fatto la serata. Un attimo, ci vuole niente per quello. C'è un racconto che ha girato per 3 diverse antologie, due ne sono fatte, terza sì. La prima antologia era un racconto sugli scontrini che poi ho messo in questa storia. Però l'ha fatto troppo lungo, quindi non andava bene. Allora ha fatto un'altra antologia in cui si parlava di lenti a contatto e quindi lo scontrino diventava la questione lenta a contatto. Però non si è fatta nemmeno quella. La terza antologia era sulle malattie venere e finiva con una piccola malattia veneria con lenti a contatto comprate. Ho girato un po' il racconto, ma abbiamo sempre qualche piccola frase, qualche... C'era un'antologia davvero, si chiamava così, si chiamava... Tamponi vetrali, è un titolo un po' strano, ma parlava di malattie venere. Sì, a questo punto mi viene un po' la curiosità, perché si percepisce questa cosa leggendo il racconto dei racconti. Ma chi è che commissiona sta roba? Cioè, uno si sveglia una mattina e dice faccio un'antologia su cavatatti. Ascolta, guarda, mi è mancata poco. Oggi è il 30, giusto? Sì. È ancora agosto, è presto. Lunedì è il 2. Sì. Già so cosa accadrà lunedì, già te lo dico. Lo posso scrivere, faccio per iscritto, guarda. Lunedì il mondo si risveglia, l'editoria riapre, tutti qua intorno. Io avrò almeno 3 mail e 2 telefonate di editori che chiedono di mandare un racconto per un'antologia assurda che hanno pensato durante l'estate, mentre erano in spiaggia, e stavano, ma facciamo questa bella antologia con un tema importante, quali la pesca delle arighe in Norvegia, che è un bel tema di attualità. Ha lasciato il gruppo, non suonerà più negli Astro City. Ma è terribile. E Gianluca che dice? E Francesco? Erano i 3 membri fondatori, Gianluca, Francesco, l'Emilia. Non può andarsene così. Oh, Ricketts, lo dice qui nero su bianco.
nel numero di maggio di gruppi rock dai nomi assurdi. Ha mollato gli Astro City, rifiutandosi di rilasciare dichiarazioni pubbliche o conferenze stampa. Gianluca e Francesco si sono limitati a dire che rispettano la sua decisione, senza aggiungere altro. Rispettano la sua decisione? Ma cosa vuol dire che rispettano la sua decisione? Ma sono i membri fondatori. Loro erano i Mismero, la band a cui è nato tutto quanto. Ci fu un attimo di silenzio nella stanza, disturbato solo dalla voce catodica di Chef Tony. Tutti e quattro stavano ripensando alle origini del gruppo, a quelle storie ormai ammantate di leggenda, le prime prove in un casolare di varicella, la scelta del nome, pescato da un fumetto degli X-Men, l'arrivo al basso di Simone il Mullà e il primo storico concerto di Rastignano, il debutto dei Mismero su un palco sotto la ferrovia, con Larry, il batterista trasparente, a dare spettacolo nudo e strafatto. Tutto questo era mito, era epos. Bob Dylan tamburellava nervoso sul bracciolo della sedia, ripensò a Crisalide e provò una profonda fitta d'invidia. Avrebbe voluto scriverlo lui quel pezzo ed entrare nella storia del rock. Lui costretto ad andare in giro col suo magro repertorio, con le sue misere Like a Rolling Stone, All Along the Watchtower, Blowing in the Wind. Ti sarebbe piaciuto però, eh? No, io